Ci dovremo collegare il nuovo canale scolmatore che abbiamo già portato su dallo sbocco dell'Entella fino al limitare della strada provinciale, dovremo collegarlo appunto col canale preesistente già nuovo, già realizzato su Iacoduri, quindi dobbiamo attraversare la strada provinciale. Questo comporta alcuni disagi alla viabilità, al traffico, come verrà gestito? Certamente comporterà dei disagi inevitabili, il nostro malgrado cercheremo di gestirli al meglio, quindi già da stamattina abbiamo interrotto l'ingresso dalla provinciale verso via Coduri perché dobbiamo, come stiamo provvedendo, eliminare le aiuole. Su queste aiuole che verranno eliminate e asfaltate, al momento verrà deviata la viabilità in via provvisoria. Per una durata di circa 2 mesi e mezzo, 3, dipende come andranno i lavori, creeremo un senso unico alternato in modo tale che il cantiere potrà essere condotto in sicurezza. Per entrare in paese esistono strade alternative, comunque sarà anche monitorata la situazione con presidi sul territorio. Allora, per entrare in paese stiamo valutando, rispetto alla prima idea che prevedeva di mantenere l'accesso verso via Coduri, forse verrà anche questa interdetta per una questione di sicurezza di cantiere. In ogni caso si potrà entrare in paese passando dal successivo incrocio, che è abbastanza vicino, non ci sono problemi, quindi ci si potrà mettere in paese senza problemi. Quant'è la durata prevista dei lavori, il costo di questo intervento? Allora, la durata prevista, siamo nell'ordine dai 2 mesi e mezzo ai 3, perché dobbiamo ovviamente rispettare i tempi di maturazione dei getti del cemento armato, essendo anche una strada con un traffico pesante. Il costo dell'intervento è sempre quello previsto di 625.000 euro, che gode sempre di un finanziamento della Regione Liguria e in parte cofinanziato dal Comune di Cogoro.